Salve a tutti ragazzi e benvenuti su InSport. Questo video sarà molto breve e se vi state chiedendo perché ho ancora la voce bassa, perché sto registrando tutti i video di fila, ormai l'avete capito perché la maglietta è sempre la stessa e le luci sono sempre le stesse. Sarà un video molto breve e parlerò di un argomento abbastanza controverso che non mi tocca da vicino, perché non è vero, direi una cazzata, però nel senso mi dà fastidio più che altro. Io vedo molte volte, soprattutto quando si avvicina il periodo della definizione, quindi il periodo di aprile, maggio o addirittura l'estate, quando proprio si è pieni nella definizione e quant'altro, argomento che a me non riguarda per il tipo di sport che faccio, ormai l'avete capito, insomma, andatevi a beccare altri video, da qualche parte lo dico, e di gente del non si molla un cazzo. Va bene, ok, però io quello che dico, il non si molla un cazzo è gente che si allena l'estate, fa un tipo di alimentazione, cioè si allena tutto l'anno compresa l'estate, fa un tipo di alimentazione tutto l'anno compresa l'estate. Ogni tanto mi capita di vedere su diversi forum di Facebook e Instagram, perché ormai i punti di riferimento sono là, no, perché comunque ci lavoriamo, abbiamo anche le nostre pagine di sport.fit, e vedo gente che ai matrimoni, per esempio, anche di gente stretta, o mi è capitato di averlo a fianco, una persona del genere, si portavano riso e tonno, il petto di pollo con le melanzane o le cose. Io là sono rimasto un pochettino interdetto, per un semplice motivo. Io non... Allora, dico, porterò su dei video anche con un nutrizionista, per farvi capire proprio l'importanza della nutrizione sia in campo sportivo e non. Però quello che dico io, no, è: si sta sposando tuo fratello, tua sorella, un tuo cugino, si sta battezzando magari una tua cuginetta o tua sorella, no? Che cosa mi rappresenti che ti porti, cioè che cosa mi rappresenta che tu ti porti la schiscetta, tu praticamente il contenitore con il riso e con tutto? Io non dico che devi mangiare a fare schifo, però ragazzi, io sono dell'opinione che ci sono alcuni eventi, storicamente, no, alcuni eventi che non torneranno più, come può essere un battesimo, come può essere una nascita, come può essere un matrimonio, qualsiasi cosa, un compleanno, un diciottesimo, no, un venticinquesimo dei genitori, a te del fatto che sia una diciamo una credenza comunque o un rituale religioso o meno, dico che ci sono degli eventi che non torneranno mai più, ok? Se tu hai tenuto un regime alimentare corretto tutto l'anno, no? Che cosa ti cambia andare a mangiare, magari lo fai anche come giorno di sgarro, qualcosina in più e prendi parte alla festa dei tuoi familiari? Io questo è quello che non dico. E magari finché tipo hai una competizione, va bene, hai una gara, allora ci può anche stare, perché comunque magari fai di quel tipo di alimentazione, di quel tipo di fisico il tuo lavoro, devi andare a gareggiare, c'hai dei soldi, va benissimo. Ma la maggior parte che ho visto di questi elementi, perché ripeto, l'ho avuto anche a fianco, è gente che innanzitutto ha un fisico di merda, prima di tutto, ma soprattutto è gente che lo fa per andare in spiaggia tirato. Cioè tu ti sei perso un matrimonio, un evento, un qualcosa, una cosa di per gioire, tutto quanto, ok? Perché ti devi fare il fisico, il figo del non si molla niente, perché vuoi che la gente ti chiede, ah, perché fai questo? No, su in definizione, sai, carne, proteine, low. Non è così che funziona, ragazzi, l'alimentazione. Io dico che se non si devono fare competizioni e quant'altro, poi comunque ognuno è padrone di se stesso, questo è un piccolo sfogo che faccio io. Se non si devono fare competizione, uno potrebbe viverla in maniera anche un po' più tranquilla. Scende un tuo parente della Germania, ti ha portato una birra magari pure fermentata in maniera particolare, va bene, te la bevi, no, si appanga quello e quell'altro, ma chissà quando te la berrai di nuovo, se te la berrai. Un 25esimo tuoi genitori, non sai, sicuramente non tornerà più indietro, quindi che ti mangi un po' di primo, o magari ti controlli, magari ti mangi un dolcino per festeggiare, non succede assolutamente niente. Anzi, essendo che queste sono delle feste che di base sono comandate, comunque lo sai che tu quel tot giorno, tot ora c'hai quel pranzo, durante la settimana potresti andare praticamente a creare un deficit calorico maggiore, in maniera che se là, in quell'evento,
cioè mangio un pochetto di più, complessivamente la settimana non hai creato molti danni. Semplicemente questo. Il problema è che ormai Facebook, Instagram ha dato la possibilità anche ai coglioni di pubblicare roba e di dire la loro. Dico che è giusto perché tutti abbiamo libertà di parola, però gioia mia, pubblicare un piatto, cioè praticamente pubblicare un contenitore col tonno, no? Non si molla un cazzo, quando tutti quanti stanno mangiando, scusami tanto, sei un coglione, non per, per dire nulla. Niente ragazzi, questo era un piccolo sfogo, non so se a qualcuno piacerà, non so se a qualcuno no. Se vi piace lasciate un like, se avete se volete dei chiarimenti scrivetelo nei commenti che sarò libero di rispondere, insomma, in prima persona. Quindi, oppure scrivetemi, non era italiano quello che ho detto una frase che tutto era tranne che italiano. Comunque, scrivete se volete anche su Instagram e su Facebook, seguiteci ragazzi. Potete scriverci anche là delle, dei vostri dubbi, delle vostre perplessità ragazzi, avremo modo di parlare a tu per tu. Il video finisce qua, non so se vi piace lasciate un like, se no andate a cagare. Ci vediamo nel prossimo video ragazzi, buona allenamento in sport, ciao!